Buonasera, ci troviamo in collegamento o videochiamata col dottor Maulucci, noto archeologo che non ha bisogno di presentazioni. E lui però non è solo un archeologo, però è anche un noto ricercatore. E su questo diciamo che verte la nostra intervista, perché lui nelle sue recenti scoperte ha fatto una scoperta importantissima, inedita, e quindi noi vorremmo che ci parlasse di questa sua scoperta, che praticamente verte su dei documenti inediti di Giacomo Leopardi, che ha trovato nel suo paese nativo, a Recanati, vero dottore? Certo, ma Leopardi è sempre stato insieme con Pompei, per così dire, uno degli amori della mia vita. Poi, infatti, sull'esempio di Leopardi avevo iniziato anche io a verseggiare all'età di 14 anni. Poi, chiaramente, a un certo punto ho dovuto decidere se darmi alla letteratura moderna e contemporanea oppure all'archeologia, le due, dicevo, due materie che più mi piacevano. E comunque nel frattempo avevo vinto un concorso come ricercatore storico-scientifico, archivista di Stato, non potevo certamente rinunciare e quindi momentaneamente avevo accantonato l'archeologia, per cui raggiunsi Macerata come ricercatore storico-scientifico, archivista di Stato. Ebbene, come ha detto una docente dell'Università di Napoli, Federico II, Leopardi questa volta è stato lui a cercarti, perché dopo solamente 3 giorni, arrivato a Macerata, stavo sistemando delle buste ancora chiuse, di testamenti ancora chiusi. Sapete che gli atti notarili, dopo 50 anni, mi sembra, finiscono, o 100 anni, finiscono, 70 anni, sentivo io. 70 anni, insomma, dopo, ecco, non è quello importante, dopo un certo numero di anni, gli atti vengono versati all'archivio di Stato. E quindi ero arrivato a Macerata solamente da 2 o 3 giorni e sistemando alcune buste chiuse, perché molti testamenti a volte restano chiusi se gli eredi non sono informati, oppure a loro conviene, magari uno della famiglia che non si aspetta nulla, pur sapendo che c'è un testamento, non ha neppure tanto interesse perché venga aperto a favore di altri. Comunque sia, sistemando una busta chiusa di un testamento, gli occhi casualmente si fermarono su una frase. Cercherò di farvi vedere questo documento, perché poi ho provveduto a pubblicarlo. Ecco, vi faccio vedere un poco il primo documento, che poi ha dato Se la può alzare un po' vita. perché non. Lo può alzare un po' perché. Si Sì, vede? adesso La si vede. Sì, videocamera è questa, quindi devi alzarlo. ecco, sì, adesso si Si vede vede? integralmente. Sì, adesso sì. Ebbene, sistemando questo testamento, gli occhi si posarono su una frase: Giacomo Leopardi, testimone alla consegna del presente testamento. I colleghi che stavano con me rimasero un poco allibiti perché mi videro esterrefatto. Cioè, ma Franco, che ti è successo? Dico, ma è mai possibile? Questo è un testamento sottoscritto da Giacomo Leopardi. Lo avete in questo ufficio? Non sapevate nulla. Non sapevamo nulla. Si trattava del testamento di Sebastiano Sanghini, uno dei precettori di Giacomo Leopardi, un sacerdote, che insieme con Don Mattia de Torres era praticamente l'istruttore, il maestro di Giacomo Leopardi, e questo sacerdote aveva deciso di fare il suo testamento. Viveva in casa Leopardi, aveva chiamato
il giovane come testimone alla chiusura del testamento davanti al notaio. Trattandosi di una famiglia nobile, ovviamente il notaio Francesco Costioni di Recanati si era recato direttamente in casa Leopardi per sottoscrivere questo testamento. E allora Forse per il quello, prof. diciamo, non è stato trovato da nessuno perché era intestato non, diciamo, direttamente a Leopardi, ma, diciamo, a questo precettore, forse per quello. Era appunto, non solo, ma poi trattandosi di atti, quando io arrivai a Macerata, molti documenti non tutto era stato catalogato assolutamente. Voi sapete molto bene, se vai in un archivio di Stato e ci sono dei fondi non catalogati, ci possono essere documenti favolosi e di cui nessuno sa nulla. Certo. I documenti, le cose più belle, le cose più belle spesso restano abbandonate sia archeologicamente che anche come documenti di archivio, magari restano abbandonati per migliaia di anni e nessuno sa niente. Praticamente allora scattò dentro di me il desiderio di fare luce definitivamente sull'argomento. Allora pensai, dico, ma in questo archivio, trattandosi dell'archivio di atti notarili, cosa posso aggiungere a tutto quello che sappiamo di Giacomo Leopardi e della sua famiglia? Trattandosi di atti notarili, ormai la mia ricerca, starei per dire, era già incanalata. Nel senso che potevo far luce sulla benedetta, dannosa questione, Giacomo, povero, non povero, il padre, la madre avara, il padre che non gli mandava soldi e tutte tante altre, un mare di sciocchezze dette al riguardo. Cioè, in un archivio notarile io non potevo fare una ricerca sulla poesia di Giacomo, ovviamente, io potevo semplicemente far luce sulla questione patrimoniale di Casa Leopardi. Se c'è questo testamento di Sebastiano Sanghini, che altro posso trovare? E allora mi feci la croce, nel vero senso della parola. Non sapevo se veramente dovevo iniziare la ricerca oppure rinunciare in partenza, perché il fondo notarile era stracolmo, colmo di atti non catalogati. E poi, come faccio la ricerca? Io mica sapevo chi erano i notai di fiducia di Casa Leopardi. Sapendo i notai di fiducia di Casa Leopardi, la ricerca era molto più facile, in quanto io andavo a consultare gli atti del notaio di cui si serviva Casa Leopardi. Io non sapevo chi erano i notai di fiducia di Casa Leopardi. E poi per fare luce su tutta la vicenda, come minimo dovevo iniziare da quando il padre di Giacomo Monaldo era diventato capofamiglia, nel senso che Monaldo Leopardi era rimasto orfano a 15-16 anni e quindi secondo le leggi in vigore, ma penso che neppure adesso si possa fare, a 15-16 anni il ragazzo non poteva amministrare la proprietà. Tant'è vero che la madre lo accompagnò, siamo nello stato pontificio ovviamente, la madre accompagnò il ragazzo a Roma per avere l'autorizzazione della Santa Sede ad incominciare ad amministrare il patrimonio. È una delle ragioni, come dice questo documento, trattandosi di un ragazzo abbastanza saggio e di molto talento, come dice il documento. Quindi Monaldo a 16 anni praticamente incominciò ad amministrare la proprietà. E quindi io che volevo ricostruire questa benedetta faccenda, se veramente la madre era avara o non avara, il padre lo aiutava, gli mandava dei soldi o no e tante altre cose, molte sciocchezze dette in merito, io volevo ricostruire tutta la vicenda economica del patrimonio di Casa Leopardi e quindi
incominciai a fare la ricerca, ma quando ancora il padre non era ancora sposato. In poche parole, non sapendo, come dicevo, i notai di fiducia di Casa Leopardi che dovevo interrogare, feci i calcoli, mi dovevo leggere e studiare tutti i notai del distretto notarile di Recanati, tutti che avevano Quanti ne erano? incominciato, tutti, tutti. Facendo i calcoli si trattava di leggersi una fatica, come si dice, di Sisifo. Mi sono letto, in poche parole, 1.100 anni di notariato. Però chiaramente la ricerca ha fruttato tantissimo, ne sono nate molte pubblicazioni. La prima, mia savia e amorosissima donna, lo pubblicai perché quell'anno di questa scoperta era il 150enario della morte di Casa Leopardi, e un editore napoletano mi disse: "Vedi, Maurucci, assolutamente non c'è niente di nuovo, datti da fare." "Ma ci mancano 2 mesi, 3 mesi." "Non mi interessa, tu in 2 o 3 mesi scriviamo, fai un poco il resoconto, racconta un poco questa avventura, di questa ricerca che ha iniziato." E così incominciai una ricerca che è durata più di un ventennio, ma molto di più, però assai fruttuosa. Certamente è stata veramente una fatica incredibile, anche perché spesso, non trovando documenti, perdevo l'entusiasmo, il coraggio, e poi magari appena trovavo qualcosa, dicevo, mi rincuoravo e riprendevo la ricerca, che dicevo prima è costata ben 1.100 anni di notariato, però direi che ha fruttato tantissimo. Allora mi fermai quando trovai il testamento di Leopardi. Allora mi fermai e poi trovai il certificato con l'atto di morte, e interruppi la ricerca, ma poi la continuai, dopo la ripresi nuovamente per concluderla, quando si è praticamente, come ho fatto con questo lavoro recentissimo, che è costata veramente una fatica paurosa, si vede la mole del libro, una montagna di cose veramente bellissime e veramente nuove. Allora mi fermai quando la generazione di Giacomo era completamente estinta, cioè fra tutti i fratelli e le sorelle. Quindi quest'ultima pubblicazione, dico questa più recente, si chiude proprio con la morte del fratello Carlo, che è stato il più longevo, quasi certamente perché, a differenza di Giacomo, il fratello Carlo ha avuto una vita più regolare, nel senso che si è trovato un impiego, ha fatto il direttore delle poste a Loreto. Si è sposato, ebbe una figlia, poi gli morì la moglie, si risposò, a differenza di Giacomo, che ha avuto una vita molto travagliata, come sappiamo tutti. Chiaramente il testamento è di Monaldo Leopardi, è denso almeno di una quarantina di pagine, all'insegna della fede cristiana. In poche parole, lui istituisce il diritto di primogenitura elettiva, nel senso che più che lo istituisce, lui lo riconferma, perché in casa Leopardi gestiva la proprietà il primo figlio, non il primo figlio, oppure il primo eletto.
scritto, come in questo caso, Giacomo avrebbe potuto amministrare un mare di proprietà, ma non lo volle fare, per cui il padre nominò primogenito la primogenitura elettiva, cioè scelse lui, il fratello non nominò neanche il secondo figlio, erede universale del patrimonio di casa Leopardi, nominò il figlio Pierfrancesco. E fu una buona intuizione perché poi è stato il figlio che ha assicurato la discendenza maschile, perché in casa Leopardi potevano amministrare solo i figli maschi del primo figlio. Se il primo figlio non aveva un figlio maschio, allora magari si optava, ma sempre su un altro, sempre sul ramo maschile, dando ai cadetti, cioè a quelli esclusi, regolarmente un cespite della proprietà. Stavo parlando del testamento, chiaramente dove dicevo all'insegna della religione cristiana nel vero senso della parola, tanto che Monaldo pensa, nel caso si fosse estinta tutta la sua famiglia, di lasciare la proprietà ai gesuiti, decidendo di organizzare nell'attuale ancora nel famoso palazzo di Casa Leopardi, quello ancora che attualmente andiamo a visitare, un collegio per ragazzi poveri per farli studiare gratuitamente. E queste sono le cose salienti. E dicevo, attraverso questi atti io ho ricostruito tutte le vicende economiche fino al punto di fare il bilancio un poco di tutte le proprietà, attivo e passivo, perché dagli atti si riesce a estrapolare tutto, addirittura quando le uova arrivavano sul tavolo di casa Leopardi, i giorni di festa, in modo particolare di Natale o di Pasqua. E chiaramente dagli atti viene fuori una figura di Monaldo Leopardi completamente diversa da quella che i critici ci hanno tramandato. Monaldo aiutava il figlio quando poteva, nei limiti delle possibilità. Chiaramente non era completamente libero di amministrare la sua proprietà perché aveva fatto delle operazioni assolutamente sbagliate e per salvare la proprietà era intervenuto un monsignor Aliaca. Siamo nello Stato Pontificio, quindi i debitori erano molto severi e strozzini, e quindi intervenne l'autorità religiosa. Ripeto, siamo nello Stato Pontificio ed era normale che fosse così, intervennero loro, per cui poi in casa chi effettivamente aveva preso in pugno la situazione economica di casa Leopardi era la madre, una donna comunque molto severa e taciturna, che ha contribuito pure molto per il suo carattere, ad influenzare il carattere del sommo poeta di Giacomo, tant'è vero che c'è un componimento in cui Giacomo, non dico che la vuole vedere morta, ma insomma lui la descrive come una donna addirittura che, non dico che gioisce quando vedeva morire i suoi figli, perché Giacomo ebbe molti figli
fratellini morti diversi, morti non in giovane, ma in giovanissima età, se non proprio nell'infanzia, e Giacomo dice al riguardo che la madre gioiva perché abbandonavano questa terra piena di pericoli, di malvagità, di cattiveria, e ritornavano in paradiso. Va bene, grazie dottore. Adesso diciamo grazie a lei, e tutta la storia di Leopardi, anche della sua famiglia, è nota. Volevo fare un'ultima domanda. Questi suoi libri che ha scritto sono ancora in commercio oppure non si trovano più? Sì. Sono in commercio. Questo libro c'è stato un momento in cui mi hanno detto che era appena uscito, era il libro più letto a Firenze, perché è una vera enciclopedia. Ho fatto una fatica incredibile, l'ho lasciato per parecchi anni e l'avevo quasi abbandonato, poi l'ho ripreso perché era una fatica di Sisifo, veramente una cosa impossibile. È denso, è denso, è denso, è pieno di notizie, qualcosa, molte cose si conoscevano, molte si conoscevano, ma ho dovuto tessere un discorso, diciamo, più o meno leggibile, e quindi ho dovuto tessere un discorso nuovo nelle cose, le cose nuove e le cose vecchie. Perché non potevo trascurare le cose già dette, non potevo assolutamente trascurarle, ma mi è costato molto perché ho fatto un'operazione linguistica particolarissima. Non ho usato il nostro italiano, ma ho usato l'italiano dell'epoca. E quindi l'operazione linguistica. E trattandosi, io lo chiamo un romanzo storico, tutte queste vicende le ho inquadrate nel periodo della Rivoluzione francese. Sapete che con la Rivoluzione francese vengono occupate, la Francia invade anche le Marche, e quindi si aspetta questa vendata, chiamiamo vendata di libertà, che invece diventa una vendata quasi di delinquenza. I giacobini di Recanati, che si recano varie volte in Palazzo Leopardi, legano Monaldo Leopardi, tentano di dare addirittura fuoco alla casa, fanno ingetta di argenteria di tutti i valori, per cui Paolina Leopardi, che vive lì e conosce un poco la situazione, si ricrede, mentre Giacomo non vive questo periodo terribilissimo, anche se chiaramente lui sappiamo molto bene che non è che amasse tanto i recanatesi, non è che gli volessero tanto bene, e né lui voleva bene per colpa loro recanati. Io ho intitolato questo lavoro L'orrenda notte di Recanati, viaggio nella vita pubblica e privata di Casa Leopardi, l'orrenda notte di Recanati, per usare una frase di Giacomo che lui, in una lettera che scrive ad Antonietta Tomassini di Parma, una sua amica, che aveva chiesto che cosa avrebbe fatto a Firenze e tutto quanto, e dice: "Sono venuto qua dove ho pur quantità di amici, per ragioni che sarebbe lungo dire, starò finché dureranno i miei pochi danari, poi l'orrenda notte di Recanati mi aspetta." Va bene, e io penso che chi è interessato all'argomento leggerà con piacere i suoi figli, i suoi libri, e che sicuramente avranno ampia diffusione anche nelle scuole, non solo nelle scuole delle Marche, ma anche nelle scuole di tutta Italia. Va bene, io per il momento la voglio salutare e mi auguro che se c'è ancora qualche altra cosa da scoprire, lei insomma la scopra. Io la saluto. E
A risentirci, Ebbene, ma magari. veramente una scoperta, ancora una cosa molto molto recente, è stata una lettera di Paolina Leopardi, della sorella, in cui dice che era andato con il fratello nelle terme a passare un periodo termale vicino Firenze, Non mi ricordo. nelle terme di Castrocaro. Oh, tant'è vero, poi io ho chiamato il direttore delle terme perché volevamo organizzare qualcosa lì. Loro di questa lettera assolutamente nessuno sa niente, anche perché erano convinti che all'epoca le terme non funzionavano ancora, e invece viene fuori un altro pezzo di storia parallela. Erano già in funzione le terme di Castrocaro, invece loro, il dirigente mi diceva che erano state attivate molto dopo. Se Paolina Leopardi in questa lettera dice che insieme con il fratello è andata in quel di Castrocaro per curarsi presso le terme, vuol dire che erano ancora in funzione. Va Cioè, bene. attorno in questi documenti, poi bisogna saperli leggere perché trovi sempre delle cose nuove, tra le altre, per esempio, il contratto matrimoniale. Il contratto matrimoniale tra Monaldo Leopardi ed Adelaide Andicci, che è un vero contratto, nel senso che tu mi dai, se mi dai tua figlia, mi devi dare tanti soldi, se no me la sposo. Cioè, praticamente questo tipo di documenti arricchisce il personaggio, insomma, più che la poesia di Leopardi. Puoi approfondire le vicende familiari, l'ambiente in cui è vissuto e che direttamente o indirettamente sicuramente ha influenzato anche il modo di scrivere e le cose che ha scritto Giacomo. Questo è normalissimo. C'erano una volta questi contratti di matrimonio, tanto che fino a 50 anni fa era la dote, diciamo, della sposa che si faceva conoscere da chi, insomma, praticamente avrebbe assistito al matrimonio degli sposi. Comunque, magari su questi altri argomenti ci ritorneremo una seconda volta. Io per il momento la saluto, gli faccio tanti auguri e magari Grazie. se trova qualche altra chicca, diciamo, saremo lieti, insomma, di farla conoscere al pubblico. Grazie, dottor Grazie Maulucci. a voi. Buonasera, Buona buonasera. serata, grazie a voi.